caduti pure qui nel monumento qui. Ah, sì, come vuoi dire, vedi? È quello? È il monumento. Passati 70 anni. Sono passati 70 anni. 71. 71. Io nel 43 sono due. Quanti anni c'aveva lei? 19. E questi erano tutti amici suoi. E del bufalo è un parente. Del bufalo? Questo, di questi qui, del bufalo stava in montagna. Questi altri stavano lì. Questo è il monumento. Sì. C'è note fotografie. Ottorino Caproni era del gruppo vostro? Il secondo nome lì? Sì. Ed è stato ammazzato il 1° marzo perché l'hanno arrestato prima? Sì. Beh. Del bufalo invece il 7 aprile, quindi è con voi. Del bufalo sì, come questi che stavano in montagna c'è solamente del bufalo. Ah, e De Vito, Eusebio e Felici l'hanno arrestati qua? De Vito. De Vito, là c'è De Vito, era il podestà del giudizio. Che era quello? Ah, era sì. Ma era quello che passava le notizie? Che c'è da? Io ho letto infatti su quel libro Le fosse reatine, notizie. Ah, qui l'hanno fucilato con Eusebio e Felici? Eh? E gli altri due nomi, Diego Eusebio e Giuseppe Felici? Felici stava lo stesso quando abbiamo fatto saltare la tuta. Ah, stava con voi. Però in montagna no. Ah, capito. Quindi era rimasto nel paese, però sì. L'hanno arrestato qua. Ah, De Vito era il prefetto. C'ho pure la fotografia di quando abbiamo fatto saltare la terra tutta. Sì, ce l'ho qua. E gliela faccio vedere, che bella. Ce l'ho tante per ritrovarle tutte. Ah, l'esplosione è questa, è un po' dura. Una risposta e quindi in questo senso a nome di tutti quanti veramente vi ringraziamo. E quest'anno c'è una cosa che vorremmo condividere che è frutto, e ci tengo a dirlo veramente, del lavoro dei compagni e delle compagne di Spartaco, del Quadraro, di San Giovanni, di San Papier e anche nostra di Casal dei Pazzi, ma ci tengo a sottolinearlo, veramente frutto del lavoro che è stato svolto soprattutto nell'ultimo anno da Riccardo, da Marco, da tante compagni e compagni veramente in giro per la città. Ed è l'iniziativa che può sembrare, come dire, minimale o limitata, ma l'iniziativa che domenica scorsa c'è stata a Via Tasso. E quest'anno per la prima volta si è chiuso un cerchio. E per noi questo, oltre che ad avere un valore altamente simbolico, diciamo, relativo al riconoscimento che Eugenio, la brigata d'Ercole Stalin, ha ottenuto appunto anche nel ritrovarsi nel Museo Storico della Liberazione, per noi questo ha avuto invece parallelamente, diciamo, un profondo significato politico, perché, ripeto, chiude un cerchio, unisce dei percorsi. La Sabina, i percorsi resistenziali della Sabina non sono autonomi, non sono isolati, non parlano a se stessi, parlano alla città di Roma. Per noi partire con il percorso da Roma sul Tancia non significava rimanere isolati, parlare a noi stessi, venire per fare una passeggiata in montagna e rimanere, come dire, invisibili e autonomi al territorio. L'intreccio tra questi percorsi per noi doveva essere un valore culturale e politico profondo da rivendicare. Essere il 7 aprile a Via Tasso dopo 70 anni e avere le esperienze di Walter Consumati, di Eugenio Menichini, dei compagni di Poggio Mirteto che hanno parlato e portato fino alle giovani generazioni la loro esperienza sabina a Roma, per noi ha significato questo, ripeto, unire e parlare di percorsi che devono saper dialogare, che devono saper lavorare insieme. E io per questo li ringrazio. I tuoi nipoti sono partigiani. Allora, devi sapere una cosa, non dico ma facilmente, una nipote è nata il 25 aprile. E il primo figlio
è nato con l'attentato a Togliatti, che sono stato 3 mesi nascosto e ho fatto lo sporcaccione. Senza nessun impegno, che dico, eravamo solo pieni, sai quanta erba ci siamo mangiati qua su? Ci sono dei numeri che fanno veramente impressione, anche da un punto di vista proprio, diciamo così, di politica del territorio e militare. Dovete immaginare che, non sembra, ma in realtà questo era un punto nodale per i tedeschi, perché congiungeva la valle del Reatino con tutta la piana sabina. Significava collegamenti ovviamente per la linea al fronte di Cassino, finché ci fu quel fronte, e poi soprattutto le ritirate, la copertura per uscire da Roma. Per quello tutti gli attacchi che la brigata Stalin, d'Ercole Stalin, produce da settembre fino al giugno del 44 sono realmente delle spine nel fianco per il fronte nazista, nazifascista. Immaginate, dicevo, i numeri. La battaglia del Tancia, stiamo parlando, per quanto riguarda le formazioni partigiane, di poche decine di combattenti. Poche decine di combattenti. Ma decisi. Molto decisi, armati, lo vedrete poi su. In buona sostanza, a parte pochi elementi di una mitragliatrice di fabbricazione sovietica, che posizionata nel punto giusto riesce a bloccare l'avanzata. Ma l'avanzata di che cosa? Giustamente Paolo diceva, venivano su da tutte le parti con lanciafiamme. Stiamo parlando a inizio aprile di una divisione tedesca, 10.000 uomini, che a partire dalle valli appunto del Reatino e della Sabina
salgono e puntano ad accerchiare questo che veniva considerato. Vai, Paolo. C'è un particolare che poi non ne avevamo manco completamente ben organizzato, perché noi da Roma erano 10-15 giorni che eravamo arrivati, a fine, verso la metà di marzo, dopo il 23 marzo, dopo che c'è stato i fatti alle quando c'è andata fuga a Capanna, c'eri? Quando c'è andata fuga a Capanna, la, da Ferri, c'eri? Sì. Il 18 marzo. Perciò ho parlato di rilanciare. Quelli ci hanno fatto veramente molta paura, perché se rimanevamo imbottigliati, non è che ti salvai facilmente. E c'avevamo un ferito, pugno d'oro, era un ex pugile. Scendendo poi sulla postazione della mitragliatrice, ma dovete immaginare un accerchiamento totale qui. In particolare il fronte nazifascista veniva da quel valico lì, ok? Dal Reatino, da quella parte lì, ma non solo, ovviamente poi venivano su anche da Poggio, dalla strada che abbiamo fatto noi. Ma il fronte principale veniva da questo lato e la mitragliatrice che era posizionata qua sotto, dove poi faremo il nostro la nostra seconda stazione, era il nido, il punto principale di difesa che gli stava impedendo di conquistare questo tipo di postazione. Ok? Quindi la brigata partigiana in forma sfilacciata si ritira, l'ultimo gruppo di una decina di compagni aveva l'ordine di seguire Eugenio, che avete visto sotto, che ovviamente era del posto, conosceva da quando era nato queste montagne e quindi si muoveva in questa zona anche a occhi chiusi letteralmente, e quindi Eugenio aveva il compito, ed è quello che poi ha fatto, di condurre l'ultima parte della brigata partigiana in ritirata. Dovevano passare in realtà qua sotto lungo il costone, ok, per andare verso i casali. C'era l'ordine per tutti loro di disperdersi per poi ritrovarsi nei giorni successivi. Cosa succede però? E questo negli anni, attraverso i racconti anche che ci sono stati tramandati e ci sono stati dati da Eugenio e dagli altri compagni, che una parte di loro inizia a seguire Eugenio per ritirarsi, sente però qualcuno che continua a mitragliare e quindi 6-7 di loro tornano indietro perché non capiscono chi sta in realtà ancora usando la mitragliatrice, trovano uno dei compagni che sta facendo, sta mandando l'ultima carica, l'ultima salva, decidono a quel punto tutti insieme di rientrare, non trovano però la formazione che li doveva antecedere, che era, si era spostata, ma stiamo parlando di poche decine di metri. Immaginate una situazione come ve la stava descrivendo Paolo, dove realmente c'erano 10.000 soldati che salivano, lanciafiamme, granate, gli aerei anche che passavano e mitragliavano. Non trovano quindi l'altro spezzone della brigata che stava ritirando, seguono con una linea logica, seguono il crinale della montagna e arrivano in questo punto qui. Qui vengono accerchiati da parte appunto della colonna tedesca, sommariamente sterminati e lasciati qui. I loro corpi vengono lasciati qua per un mese. Dopo un mese, il 5 maggio, il 7 aprile, calcolate che era il venerdì santo, era il venerdì di Pasqua. Domenica 9 aprile sarebbe stata la Pasqua del 44. Solo il 5 maggio a un prete e ad alcuni ragazzi qui dei casali di Poggio viene permesso di salire per venire a ricomporre le persone. Quello che loro possono fare immediatamente è veramente poco, è dare con una fossa comune sepoltura qui ai 7 partigiani, ok? Rimangono qui fino all'estate, nella fossa comune fino all'estate del 44. Solo passato l'estate, solo nel corso dell'estate, verrà permesso poi ai familiari e ai partigiani ovviamente di venire, riaprire la fossa e dare sepoltura, fare un riconoscimento reale, perché ovviamente questo non si era potuto fare, e poi dare sepoltura quindi ai 7 compagni. Questo è quello che avviene nella mattina, nella prima mattina del 7. In questo momento qua quindi avviene la totale chiusura di questa zona. I tedeschi che arrivano radunano in questa zona, quella lavallata che poi dalla stazione della mitragliatrice vedremo meglio, radunano tutti i civili che trovano. I civili che trovano sono pochi anziani, poche donne e qualche bambino che è ancora rimasto qua nei casali. Avviene la sera del 7. Qui sotto ai casali vengono radunate 18 persone, 18 tra bambini, anziani e donne, e vengono ammazzati. Vengono lasciati lì. Anche nella tragedia c'è un fatto estremamente bello da ricordare. Una donna
con una sua figlia di pochi mesi in braccio, riesce a avvolgere la bambina in un cappotto e a buttarla tra i rovi, perché qualche soldato tedesco già gli sta spiegando che verranno ammazzati. Alcuni di questi soldati tedeschi, queste sono le particolarità della guerra, vede dei pastori che stanno tornando, in particolare un giovane ragazzo che sta scendendo giù dal pascolo, e lo allontana, gli dice di scappare, è un giovane di Poggio. È il giovane di Poggio pastore che troverà la sera stessa questa bambina, che oggi è una nonna a Poggio, che ancora vive, e racconta questa storia e racconta la vita, i vissuti e le esperienze appunto delle 18 famiglie che poi sono dietro quelle 18 persone che vennero trucidate il 7 sera stesso. E chi non c'è? 12 maggio, nato il 12 maggio 1924, facevo parte della squadra brigata Sali. Paolo Morettini, nato il 22 giugno 1926. Quassù ci stavamo tutti i ragazzi ottimi della brigata Stalin, tutti comunisti. Alle 6 di mattina venimmo attaccati e non eravamo neanche ben armati, perché ci dovevamo ancora organizzare. Noi facevamo le nostre munizioni per le pistole con i proiettili del mitra, che è lo stesso calibro, ma sono più lunghi, li mandoli. Fummo attaccati persino dagli americani che ci mitragliarono, e forse fu un attimo di poterci sganciare e allontanarci. Eravamo 10-12 di più, però. E tu, Eugenio, dove eri? Ma decisi. Io ero proprio su all'Arcucciolo. Lui venne a avvisarci. Perché normalmente ero uno della guida, ero l'unico che era pratico dei posti lì. Capito. E tu come hai saputo la notizia? Chi ti ha avvisato della notizia? Io da Casali de Ferri sono andato su perché venivano i tedeschi. Quando sono andato su invece già stavano a sparare, perché i tedeschi che venivano da Monte San Giovanni, da Salisano. Come pecore. E lì c'era la mitragliatrice che... Una sola. E questi sono morti perché non davano retta a quello che si diceva, perché se non si ritornavano non moriva nessuno. Due ragazzi che avevano 16 anni e mezzo, Giordano Sangalli, che era un mio carissimo amico, e aveva una famiglia non tanto bene. Lo dico con orgoglio, eravamo più che povere persone, perlomeno per quanto mi ricordo. Mia madre è anarchica, mio padre è fuggito dal Molise perché di sinistra, fu cacciato dalle poste. Io sono uno di quelli che si parla poco, cacciato dalle scuole perché avevo genitori antifascisti. Quelli che hanno ammazzato lì su all'Arcucciola, non so dai tedeschi che venivano da Monte San Giovanni, ma quelli che venivano da Salisano, accompagnati da un fascista di Poggio di Salisano, un certo Lupi. Quello accompagnava i tedeschi. Che fine ha fatto? È morto. Come? Io ho un attestato, credo che, non so se l'ha avuto anche lui, perché per la battaglia su di Monte d'Ancia fecero degli articoli gli americani che tutti i comandanti venivano premiati con un pezzo di carta. Non eravamo operanti, lo dico ai nuovi politici, per la grana eccessiva che prende. Noi venivamo ricompensati solo dalla fame, vero? Da comunisti vecchi, non nuovi, che io quelli nuovi definisco la mafia politica, che vanno al potere solo per i soldi. Io sto attualmente nel Molise, ci sono i nuovi funzionari del PD. Chiedo scusa a quelli del PD, io li chiamo i pitocchi perché sanno succhiarci il sangue e cagarci addosso. Scusami. Una macchina, un'olimba. E cosa successe? Io non la so la storia. Quella
ci trovavamo a Salisano, niente di meno. Sì. È venuta una macchina tedesca, sì, che portava una direttrice della scuola di Poggio Mirteto, una trimbona così. Si è fermato da sé quello, il tedesco. Dice, buono italiano. Infatti noi abbiamo pegato la macchina e l'abbiamo portata su a Tancia. Poi tempo dopo sono venuti una squadra dei tedeschi per inviarsi la macchina. Perché due volte sono venuti su a Tancia i tedeschi. Una volta lì abbiamo ammazzato il capitano tedesco morto da su a Tancia, sì, era quello lì. Poi abbiamo bruciato la macchina e finito. A me mi diceva una volpe. Attaccati quando la volpe? I nomi che mica sapevo, io i nomi li ho saputi dopo la guerra. E Paolo come si chiamava in battaglia? Chi? Paoletto. Paoletto. E ti dico il perché. Perché c'erano tre Paolo. Paolo Angelini morto alle Fosse Ardeatine. Rosario Bentivegna, che era chiamato anche Paolo di Centocelle, sì, poiché io ero il più piccolo, l'ho chiamato Paoletto. Però noi ci conosciamo solo per nomi di battaglia. Il nome suo non lo sapevo, ci siamo conosciuti dopo. Però che io sapevo chi era. Neanche io sapevo chi era lui, perché c'era un servizio nella parte del CLN, il Comitato Liberazione Nazionale, molto. Non ci siamo mai sentiti degli eroi, meno si sapeva e nell'arresto meno. Io un certo Scifoni, avevamo 500.000 di taglia, 200, allora era un patrimonio, 250 dai fascisti, 250 per il commissario Stampacchia. Dunque, dopo l'arrivo degli americani, per accordo noi avevamo solo più accordi con gli americani, come comunisti, come partito comunista, perché gli inglesi, quando arrestavamo i fascisti, il giorno dopo li liberavano. E i servizi segreti i strategici americani del comandante Donovan fece un accordo col partito comunista di portarci a Ciampino e darci istruzioni di paracadutismo per essere lanciati dopo, al di là delle linee, raggruppare i prigionieri inglesi e americani e al momento dell'ora X che ci trasmettevano via radio avremmo sferrato l'attacco e passato dalla parte. I signori americani a noi ci utilizzavano per questa operazione, ma i dirigenti comunisti venivano lanciati laddove c'erano i tedeschi per essere ammazzati. Questa è la storia. Noi non diciamo che gli americani non hanno avuto importanza, però mi deve contestare qualcuno se non venivano avanti dopo aver fatto tabula rasa dei territori prima di occuparli. A Roma sono arrivati quando ce l'eravamo liberata noi. La resistenza, perlomeno quella del Comitato Liberazione Nazionale, ha avuto sempre di concetti più che di interessi personali, e non è che eravamo, questo lo dico ai nuovi politici, nessuno ci pagava. Era tradito la nostra idea di volere, al di là dei nostri interessi, ma nella collettività, un'Italia diversa. L'Italia ha peggiorato sotto ogni punto di vista. Io non sono uno contro la politica, perché sono uno dei vecchi comunisti dove ho conosciuto tanti personaggi e non rinnegherò mai le vene. Semmai condanno i nuovi politici che sono solo responsabili di quello che è avvenuto e del nuovo fascismo che sta ricrescendo in Italia. Roma era stata, dopo il primo bombardamento, fatti degli accordi che doveva essere città aperta fuori dall'azione di guerra. A Roma avvenivano rastrellamenti di massa che mandavano i cittadini in Germania come operai, che era la Todd per la tedesca. Non è vero, non andavano di propria intenzione, ma venivano presi e inviati
di notte tutte le armate tedesche che rientravano approfittavano per nascondersi. A Via Tasso e a Regina Celi avvenivano cose assurde, perché e Rosario Bentivegna di cui c'era quel socialista, quello che ha fatto la poesia a Kesseling, che non mesca, questo di nostro, che i nostri nomi si sapevano solo se si conoscevano, se no venivano ignorati. E le disposizioni di azione avvenivano sempre dal centro. Spesso noi ci riunivamo, perché a me hanno messo prima ai GAP centrali, e a Castel Sant'Angelo, e si studiava il piano per l'azione contro i tedeschi che andavano a Regina Celi. Tutto questo è avvenuto in un'azione che noi abbiamo scelto di non coinvolgere i cittadini, sia dove abitavano, perché dove avviene sopra non c'erano cittadini di abitazione. E perché a Via Rasella e non Via del Tritone? Perché a Via del Tritone c'era un traffico enorme di cittadini. Quindi quella è stata solo una vera reazione, e io non capisco perché l'ha dovuta pagare solo Rosario Bentivegna. Non è vero che loro avevano messo un bando, questo dimostra la mia sincerità, che chi si presentava non avrebbero apportato l'azione di 320 morti, poi invece sono stati 335, e sull'entrata di destra in fondo c'era un tedesco che doveva essere un ufficiale, perché gli avevano dato tutte le mostrine e l'avevano ammazzato perché evidentemente non aveva voluto partecipare a quel massacro. Erano tutti legati dietro, o col canapino quello dei muratori, o col filo morbido sempre che usano per il piombo i muratori. Io so bene tutto questo perché dopo le resistenze della Chiesa Cattolica siamo riusciti a portarli fuori, e tutto questo mi ha lasciato tanto odio, forse perché sono stato troppo calmo, troppo buono, perché meritavano quello che meritavano. Non c'era pietà per quegli assassini. Io quando ho visto il primo tedesco morto sono stato 7 giorni male. Dove sono? Per loro non c'era pietà. Basta vedere quello che è successo qui sui 300 e passa morti. Non so adesso il numero esatto che c'entrava. Ma soprattutto penso ai bambini, quale colpa avevano. Ma Zabotto ci hai violato a loro dopo l'arrivo da noi, anche se da noi è successo prima. Mi dico da noi perché io mi sento di qua, la nostra vita era qua, eravamo coscienti di quanto rischiavamo, non chiedevamo niente. Ma io sono stato sempre a Poggio Virteto, sempre di qua. Però Paolo stava a Roma e si ricorda le prime azioni. E te qual è la prima azione che ti ricordi forte? In montagna ci sono andato il 10 settembre. Io dal 10 settembre fino al 7 aprile sono stato lì. Di fatto quando mi ha pagato lo Stato, a me mi ha pagato 9 mesi di sottufficiale. Io quello ho avuto, 375.000 lire ho piato. Io a 8 anni sono stato cacciato dalla scuola solo perché mia madre era anarchica e mio padre era anticomunista. Che cosa c'entravo io con la mia età? Eugenio, racconti invece quando sei stato cacciato tu di scuola? Dalla scuola? Sì, a che età ti hanno cacciato la scuola? No, 9 anni. E perché ti hanno cacciato? Perché sono entrato a scuola cantando Pagina Rossa. E cosa successe? Cosa fece la maestra? Perché a Poggio Mirteto buttò uno dei manifestini con farci un martello. Sì. Io abitavo lì in via Ferruccio. Come si è alzata la mattina, ho trovato questi manifestini e sono andato dentro a scuola cantando. La maestra mia, la maestra Nanzia si chiamava. La maestra?
Maestra Annanzia si chiamava Lunari, era la moglie di un maresciallo dei carabinieri. Mi cacciarono via da scuola, dopo il potestà era Fioretti a quei tempi, poi dopo all'ultimo mi sono dovuto essere pure da fascista. Io c'ho la divisa da fascista. E questo non lo sapevi? No! La vuoi vedere la foto? No! Facci la foto, Eugenio! A me no! Adesso vi faccio vedere la foto! No, a me no, perché mi disgusto molto. Oggetto, voglio sempre bene, ma mi fa scherzare. Non sei diventato fascista così! C'è la camicia nera. Io lì alla scuola, perché il maestro entrava dalle spalle, ero distratto, che capivo di politica. Stavo ripassando la lezione, non gli feci il saluto fascista, perché allora quando entrava il maestro bisognava fargli il saluto. No, non ritrovo. Mi ha riempito di bastonate e mi ha fatto stare tutto il periodo della mattinata dietro la lavagna, che quando mi sono alzato non stavo più in piedi. Guardalo. Dai, facci vedere. Gira verso la telecamera pure così la vediamo tutti. No, in telecamera no. Ma che guardala pure tu, tieni la tua in mano. È troppo vicino. Questo aiuta i fascisti, che gli dice che noi eravamo fascisti. Questa è la fotografia che ci hanno fatto perché mia madre era una famiglia numerosa. Allora Mussolini a mia madre gli messero una stelletta, un federale di Rieti che ne appoggio vestito. A Torpignattara venne creata la prima formazione GAP. Eravamo in tre, un certo Luciano Sbrolli, io e Mario Corsi. Poi se ne sono fatte, ne so solo 12 di nomi, perché GAP ci conosce. Sono fatte tre formazioni gappiste. Il gappista non era un partigiano, era un patriota. Era formato dai 3 ai 5 compagni. Mentre i SAP, squadre d'azione, era da 10 a 15. Il riconoscimento del CLN come partigiano è avvenuto qui, perché per essere partigiano bisognava aver partecipato a più azioni di guerra e noi non siamo mai stati fermi. Forse la nostra fame ci spingeva più all'azione. La nostra cattiveria non esisteva. Ripeto, io quando ho visto uccidere il primo tedesco sono stato 7 giorni, però dopo aver veduto tutti quei massacri a Marzabotto, è stato ucciso un bambino di 8 mesi. Tante notti mi sono. Quale colpa aveva? Quale? Padre di famiglia. Quindi erano solo degli assassini che devono essere distrutti per la società umana. E qual è la prima azione che ti ricordi forte? Che quella della stazione. Quella della stazione. E l'11, quando avevamo disarmato un sidecar con i tedeschi dentro. Chi avete disarmato? Un sidecar, una motocicletta. Ah. E cosa, che motocicletta? Erano quelli che scappavano via. Gli elevassimo, portava un mascia in pistola, una mouse e 4 bombe a mano di quelle con manico lungo. Erano diventati innocui. Sono l'armi che ho sempre usato io in montagna. E tu che ruolo avevi nella tua brigata? Nella brigata? Niente, io ero. No, io lo so che c'hai un ruolo. Non è vero. Ne è vero, è bruciato. Guarda, c'è tua nipote che ci dà le indicazioni. Che ruolo avevi nella brigata? Dai. Ero uno degli esponenti. Niente, io c'avevo la squadra, quella che stava su a Callarcucciola, che l'accompagnavo. Perché e ci guidava perché il nostro esperto che non era. Gli portavo su e poi vedevo. In poco tempo che stavamo qui non eravamo esperti di muoverci. Ma se che no, noi siamo stati massimo dall'arrivo individuale, chi più e chi meno, una ventina di giorni, quindi non eravamo manco ben organizzati.
perché molta storia nostra è costruita, non la sappiamo neanche noi. Io so che noi abbiamo fatto fuori 12 persone, eh? 12 persone, sì, 12 persone. 500 tra morti e feriti, 500 tedeschi, contro 8 e 3, 11 nostri. E male armati, perché ripeto, non avevamo molte armi. Stavamo in fase di costituzione, perché qui già c'erano degli elementi. Ma pure l'operazione da noi c'era pure gente che... Non... Era meglio perderli che qua. Eravamo coscienti che avevamo poco, questa è la verità. Io lo ripeto pure in un CD fatto, eravamo coscienti che avevamo poca vita. Io quando avevo forse... Ma non badavamo, dovevamo conquistare un'Italia nuova. Quando a Forcella gli dissi che quando veniva a fare l'azione mi sceglievo da me io. E difatti i capi a Torpignattara, io stavo con Strolli e poi passai. E quattro notte mi mandano due con me e non l'ho ritrovati. Io sono a mezzi tedeschi, a mezzi cavalli buttato per terra, che mi sparavano. E loro l'ho trovato indossato. Guarda, eravamo una grande famiglia. Il 4 e il 5 marzo. E poi? Quando mi sono rivenuto in montagna io, gli dissi, dico, guarda, puzzavo quanto una bestia, perché a mezzo stabio stavo arrotolato. Quando noi siamo sono osservato, lì di quattro non fatti fuori. Scusa, quando no. Noi siamo stati attaccati, ci è venuto a avvisare lui. E quanto ha rischiato per arrivare là? La paura grossa che ho avuto, per lui, quando sono venuti con i lanciafiamme e ci hanno bruciato. E voi che perché ha avuto paura, perché se ci incastravamo in qualche sito bloccato, non ti salvare. Poi cominciamo a reagire e avevamo anche molte armi. Per esempio il Breda era una schifezza, sinceramente, facilmente. Il Beretta no, ma il Breda faceva schifo. Le nostre armi ce le aggiustavamo con proiettili di altri, lo stesso calibro, ma di altri... Ci è andata male pure il 18 marzo quando c'è andato a fuoco a Capanna, eh? E lì le munizioni sono andate tante a fuoco. Come mai è successo? È uno che stava lassù, però ci sta pure lui lassù ancora. Ma un partigiano, no? No, era uno che... È entrata a far parte di partigiani, ma era la spia di... Le nostre azioni, i nostri rastrellamenti sono stati proprio colpa degli infiltrati. La guerra, io la odio. Questo me l'ha insegnato il periodo, riflettendo ai fatti. Io devo sparare le persone che mi trovano per primo se voglio campare. Una persona che io se lo trovo nella vita sociale, potremmo diventare come fratelli. Come fratelli. Noi siamo solo dei servi del potere quando andiamo a combattere. Perché noi non difendiamo niente, perché distruggiamo alle nostre donne, i propri mariti, i propri figli. Questa è la verità, contestate. Le nostre case vengono distrutte. Quanti soldi viene spesa per una guerra? Se utilizzate per migliorare la società, quanta di più si può. Io sono dell'avviso che la ricchezza di uno Stato siamo noi che lavoriamo, non sono mai ricchi, perché i ricchi mangiano sempre egoisti. Superiamo gli egoismi individuali, vogliamoci bene l'uno con gli altri. Pancia, serva, sabro, l'uno di suo sangue e tutta la patria d'onore. Ricorda nostra fede, ricorda nostra fede, l'Italia vivo. Ancora.